si è respirato ieri dopo l'annuncio di Moderna. E nonostante Wall Street abbia riportato una seduta euforica e allo stesso tempo anche i mercati asiatici con il Nikkei al top e con chiusura positiva anche per le contrattazioni odierne. Saluto subito Enrico Jay che sarà con me in questo spazio della diretta. Enrico, bentrovato, buongiorno. Manuela, grazie a te, un saluto allo staff e a tutti gli ascoltatori, grazie dell'invito. Insomma, euforia già archiviata. Beh, archiviata no, ma chi ha comprato nei giorni scorsi è normale che poi qualche cosa porti a casa, per cui il mercato sale e scende a zigzag, altrimenti sarebbe troppo divertente. Esatto, ma come vedi, insomma, la situazione, che cosa dobbiamo aspettarci dai mercati? Partiamo con una panoramica, poi entriamo un po' nel dettaglio e insomma, diamo spazio a quelli che sono stati effettivamente i market mover principali delle ultime ore. Guarda, io sono rimasto sorpreso dagli strappi rialzisti sulle notizie dei vaccini, nel senso che li giudico troppo contenuti, ossia, mi è capitato di vedere dei più 6, più 7, anche dei più 10 sugli indici in giornate storicamente importanti. E quindi vedere magari ieri fare più 2 o fare più 4 nell'uscita della notizia della Pfizer. Secondo me, insomma, il mercato se lo aspettava. E siccome si dice sempre buy on rumors and sell on news, adesso ci sta un normale storno, un normale ritraccio, perfettamente legittimo. D'accordo. Allora, quali spunti interessanti potrebbero esserci in questo momento dai mercati, Enrico? Perché voglio arrivare poi con relativa calma sul tema dei petroliferi per capire cos'è accaduto, insomma, andiamo a ripercorrere cos'è accaduto sul petrolio ieri, ma soprattutto che cosa bisogna aspettarsi, perché ovviamente da ieri, come puoi immaginare, sono arrivate tante domande rispetto proprio ai titoli petroliferi, però ci arriviamo con calma. Prima, ci sono dei settori particolari che stai osservando? Osservando tu da vicino. Ma io rimango dell'idea di guardare il mercato freddamente, se possibile dall'alto, posizionandosi come in cima a un ideale palazzo e guardare sotto le formichine che si muovono. Sì. E ricordare che siamo e resteremo ancora a lungo, e Miss Lagarde ce lo ha detto, in un periodo di tassi bassi, e come detto e ridetto più volte, tassi bassi non favoriscono né chi eroga prestiti, quindi le banche intese come istituti di credito tradizionali, e neanche le assicurazioni che offrono prodotti che appunto non sono in grado di erogare rendimenti interessanti. Quindi quello che sta avvenendo peraltro a Wall Street, quindi una rotazione a favore di titoli anticiclici, ossia quei titoli che in una fase di forte rialzo, forte ribasso dei mercati, sovraperformano meno rispetto agli indici, proprio perché sono dei titoli cosiddetti difensivi, e quindi le utilities, gli alimentari, per esempio, secondo me sono dei titoli da seguire. Ne dico uno a caso, anzi non a caso, ma che sto seguendo, un titolo famosissimo che però tante volte passa nel dimenticatoio, e parlo di General Electric. Sì. Un titolo che ha subito un downtrend fortissimo e che nelle ultime sedute invece ha dato dei segnali molto molto evidenti, graficamente parlando, di rialzo, e che secondo me ha invertito il trend, ed è un titolo che credo sia opportuno posizionare in portafoglio. È un Sì. titolo che sia opportuno perché molti non sanno che per ogni dollaro che viene speso negli Stati Uniti, un centesimo di questo dollaro va a General Electric, ossia un conglomerato con talmente tante società in tutti i settori che effettivamente è un titolo che di suo diventa una normale diversificazione. E quindi ecco, è un titolo che a me piace tantissimo. E in maniera omologa, sul nostro listino, sempre rimanendo sulle utilities, a me piace tantissimo ERA. D'accordo, allora Enrico, mentre aspettiamo di raccogliere un po' di
messaggio, appunto, ho già anticipato il focus che volevo fare con te oggi, perché di fatto ieri abbiamo visto il petrolio in rally dopo i risultati del vaccino di Moderna, dopo la notizia, insomma, che è stata divulgata. Chiaramente c'è stata una reazione immediata, per così dire, che, insomma, notizia che si è aggiunta peraltro quella della settimana scorsa su Pfizer e con la conseguente euforia dei mercati da cui siamo partiti. Dicevo, una notizia che è andata a incidere direttamente su tutti i settori più penalizzati proprio dall'emergenza Covid. Chiaramente petrolio e chiaramente petroliferi. Dunque, questo focus che vorrei fare con te sul settore dei petroliferi mi fa venire subito una riflessione che poi quella che abbiamo condiviso anche io e te fuori onda, cioè rialzano la testa tutti i petroliferi, possiamo metterci più tranquilli a guardare quello che succederà oppure è una sorta di fuoco di paglia? Partiamo con una riflessione generale, poi magari andiamo a vedere proprio anche graficamente il petrolio e anche magari qualche esempio e qualche titolo che tu vuoi portare alla nostra attenzione. Certo. Allora, io credo che il trend di fondo a questo punto sia invertito e parlo soprattutto di titoli petroliferi che hanno subito dei downtrend fortissimi, quindi parliamo dei nostri tre principali come Eni, Tenaris e Saipem. Ma a fronte di questo rialzo a V sui grafici, non c'è stata una rottura importante del petrolio su quella che è l'area di resistenza in area 42. Quindi la mia idea, personalissima e perfettamente opinabile, è che il petrolio possa ancora fare un movimento al ribasso, ossia la notizia dei vaccini che poi possano essere due, tre, che debbano essere distribuiti in una certa metodologia, in un certo numero di dosi, prima a certe fasce, prima, però si è svoltato e Sì. questo poteva dare un fortissimo impulso ad alcuni titoli e al petrolio. Ad alcuni titoli lo ha dato, al petrolio secondo me non lo ha dato. Ossia, comunque il mercato credo che consciamente o meno sappia che la pandemia produrrà un'onda lunga negativa e quindi al di là di quello che è stato l'euforia, lo strappo, il normale posizionamento degli investitori che si badi bene, è una mia idea, ma io non credo che gli investitori abbiano messo in portafoglio titoli petroliferi in quantità eccessiva, credo che abbiano semplicemente chiuso le posizioni ribassiste. Una posizione ribassista si chiude semplicemente con una posizione contraria, cioè comprando per annullare la posizione short. Quindi credo che ci sarà opportunità per vedere la possibilità di entrare, quindi di mettere in portafoglio Eni, Saipem, Tenaris e così via, a un prezzo più basso di quello attuale, sia perché abbiamo dei gap sul grafico su questi titoli, sia perché appunto, come diceva correttamente il dottor Pioli a inizio giornata, siamo sui prezzi obiettivi, ossia rischiamo di andare a comprare e pagare una cosa troppo alta. Probabilmente ci sarà un Black Friday o i saldi anche sui titoli petroliferi. Quindi ottica long, ma non credo sia il timing corretto questo. Se dovessi, chiudo la chiosa, scusami, ma se mi dicessero, guarda, tu oggi, in questo momento alle 10:15, devi per forza comprare un titolo petrolifero, punterei su Saras, che se riusciamo Sì. a vedere il grafico, Te lo posiziono subito, che aspetta, ti Enrico, ecco, ringrazio. grafico daily, io sono, poi dimmi tu come sempre, Perfettamente, ok. perfettamente. È secondo me visibile un trading range, un rettangolo che con proprio il movimento di ieri è stato rotto al rialzo. Ecco, quindi Saras è rimasta più indietro graficamente rispetto a Saipem e Tenaris e quindi credo che possa avere un impulso rispetto agli altri tre oggi. Beh, ma quindi alla domanda che vediamo anche in sovrimpressione, sarà vera gloria? Cosa rispondi, Enrico? Sarà vera gloria, virgola, futura, ossia Quindi, ecco. da qui a un mese secondo me no, da qui a medio periodo sicuramente sì, il trend credo sia svoltato, ma mi aspetto una nuova onda di ribasso, una piccola onda di ribasso, una correzione, quindi con una salutare o fisiologica correzione, quelli bravi, no? Noi a Ok. Roma diciamo per me scende, punto. Com'è che dici, scusa, non ho A sentito. Roma
A Roma diciamo solo per me scende. Ah, ok, per me scende, perfetto. È Pensavo senza fosse un. salutare fisiologica correzione. Ok, d'accordo. Peraltro, così mi ricollego anche ai primi messaggi che voglio leggerti. Rispetto anche a delle analisi che sono state fatte nei blocchi precedenti, un amico scrive: ma a me non sembra che i mercati stiano dando così tante indicazioni negative. Pier Ambrogio, e specifica Borsa italiana, in questo caso parla proprio del nostro mercato, sopra i 21.200 punti non mi sembra così tanto negativa, perché invece c'era qualcuno che diceva che, insomma, potrebbero, soprattutto anche nell'immediato futuro, visto che stavamo parlando di futuro, arrivare appunto indicazioni negative. Forse era proprio Fabio Pioli che lo diceva, adesso non ricordo perché ovviamente abbiamo tante riflessioni che arrivano durante le dirette. Ma insomma, tu come vedi, No, cosa rispondi io appunto a Pier Ambrogio? lo saluto innanzitutto e lo ringrazio e concordo col dottor Pioli che effettivamente dava un'idea che rispecchia la mia, ossia neanche io sono negativo. Credo che però adesso si sia avuta 7-8 giorni di salita e quindi statisticamente in un trend al rialzo ci stanno 7 candele verdi e ce ne stanno 3 rosse prima di ripartire, ossia sono anch'io in cerca di titoli in ottica rialzista, ma dopo una settimana di salita, aspetto per vedere se si riesce a comprare a sconto. Ecco. Il motivo di D'accordo, fondo sì. D'accordo, è comunque rialzista, Manuela, secondo me. assolutamente. Poi Francesco scrive: il mercato fa sempre quello che deve fare, cioè fregare tutti. Tipico esempio, ecco, Eni, Tenaris, Telecom, e ride Francesco, quindi sdrammatizza un po' la situazione. E dice: io solito breakout troppo chiaro e quindi, ah no, il solito, scusate, breakout troppo chiaro, quindi non farà il proseguo del trend prima di un ritracciamento per colpire. Vabbè, insomma, comunque dice che tanto vuole fregare tutti il mercato sostanzialmente, che è, credo di parafrasare in questo modo la sua riflessione, che è anche impossibile in questo momento dare delle indicazioni ben mirate, tanto notizie che arrivano, che vanno, che non sono indicative. Il mercato non sbaglia mai. Noi purtroppo alcune volte sbagliamo e quindi dobbiamo. L'unica cosa che non ci può fregare il mercato, è la scelta sull'assunzione del rischio, cioè il controllo del capitale. Purtroppo molto poco spesso si parla di money management, ma è la pietra angolare di chi fa trading. Ossia, io non posso sapere se domani il mercato sale e scende, di quanto, non posso sapere che notizia esce. E pur sapendo che notizia esce, spesso non so come il mercato la prende, ossia quando ci sono dati negativi, per esempio su Wall Street, sulla disoccupazione, la borsa sale perché si dice ok, con i dati negativi probabilmente ci saranno interventi della Fed e quindi ci sarà immissione di liquidità che andrà sull'azionario. Per cui l'unica cosa che noi possiamo controllare è il rischio assunto. Quindi facendo delle analisi sufficienti, non buone, sufficienti, e utilizzando un rapporto tra rischio e rendimento su ogni operazione, possiamo noi prendere soldi al mercato. Ok, intanto c'è Alberto che mi chiede quale location si vede sullo sfondo di Enrico. Questo è un segreto che non possiamo dire. Ma vabbè, allora vedi che ciascuno ha i suoi segreti, d'accordo Alberto, mi spiace. Allora, poi un altro amico scrive, parto da questo: grazie a Enrico per le due super dritte che ha dato su Autogrill e Tecnogym. Ora su cosa puntare? Quindi, insomma, questo amico molto, molto, anche in modo non troppo nascosto, ti chiede di dare altre dritte. Allora, questo amico diciamo che le prime due dritte erano gratis, quindi la terza la dovrà pagare. No, scherzi a parte. Va Lo bene. ringrazio perché in effetti siamo stati anche fortunati, perché Autogrill sulla notizia del vaccino Pfizer, mentre altri titoli facevano un più 8, un più 10, ha fatto più 41 e abbiamo brindato. E Tecnogym negli ultimi 15 giorni mi sembra che tipo da 6 euro sia quasi a 10, cioè ha fatto un più 40, Eh sì. quindi siamo stati fortunati, va detto, perché il rialzo si può prevedere, ma non con queste esplosioni. Però ecco, Tecnogym l'ho sempre seguita. Al nostro amico direi che appunto a me piace moltissimo Era, perché è un titolo che ha buoni dividendi, è chiaramente un utility come Enel, ma ha fatto l'esatto opposto di Enel, ossia gli investitori si sono posizionati su Enel, che ormai è vicino a un triplo massimo, e Era l'hanno cominciata a riscoprire solo nelle ultime sessioni. Oggi Era sta perdendo un po' più del mercato,
E se anche domani dovesse essere debole, tornerebbe a un livello in area 3 euro, che a questo punto è una, anche supporto psicologico, la cosiddetta soglia psicologica, interessantissimo. È chiaro che da ERA non ci possiamo aspettare il più 16% che ha fatto ieri Tecnogym o il più 40% di Autogrill, però credo che potrà essere innanzitutto uno scudo su eventuali scivoloni del nostro indice, ma comunque secondo me performerà veramente bene da qua a un paio di mesi. D'accordo, e questa è la dritta che ho già voluto dare. Poi però ha ragione Enrico, seguitelo anche dopo, ricordiamo, insomma, sull'app Scatta col Trend. Allora, buongiorno Grazie. Enrico, sempre seguendo le sue precise osservazioni su oro e argento dei giorni precedenti, è sempre valida la considerazione di discesa attesa a breve prima di una ripartenza che è altrettanto attesa? Secondo me sì, perché qui voglio andare proprio sull'analisi tecnica nuda e cruda. Prendo per esempio il gold, ma sono, tu prima hai detto il cugino, sono, sì, sono, secondo me sono fratelli siamesi addirittura i metalli preziosi in questo periodo. La candelona pesante, Marubozu, la candela del vaccino, ormai in questo periodo la chiamiamo così, quindi la Sì. candela rossa, che è quella che comanda adesso. E più il prezzo in queste sessioni sta tentando di risalire, noi vediamo che se dovessimo con questo ritmo andare a cercare di coprire tutta la candelona rossa, ci vorrebbero altre 20 candele, se dovessimo aspettare queste candele di questi giorni. Perché? Perché chiaramente le mani forti hanno venduto e i piccoli stanno tentando di ricomprare, mettendosi contro il movimento primario. Quella candelona rossa ci dice che l'oro probabilmente tenderà a scendere. Se noi ragioniamo proprio con un minimo di buonsenso, tutti quei volumi, tutto quel mercato che ha venduto l'oro in quella sessione, perché lo vende? Perché presume di poterlo comprare più avanti a un prezzo più basso, e altrimenti non lo venderebbe. Allora io devo dire, ma io sono il trader più piccolo del mondo. Se questi con le mani forti, big boys, chiamali come vuoi, vendono, loro lo sapranno che questo scende. Perché io devo mettermi contro di loro e comprare per cercare di fare un più 0,0? No, secondo me l'oro, scenderà ancora, e così il silver. Ok, sì, è dato, quindi fratelli proprio, anzi gemelli in questo momento li Sì, vedi. assolutamente. D'accordo.